Che cos'è la dieta chetogenica e perché funziona? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Che cos'è la dieta, questa famosa dieta chetogenica e perché funziona? Ecco, come ci suggerisce il nome, ecco, la dieta chetogenica è uno stile alimentare caratterizzato dalla presenza nell'organismo di sostanze che vengono chiamate corpi chetonici, che derivano dal metabolismo degli acidi grassi e vengono prodotti in condizioni di relativa carenza di carboidrati. I corpi chetonici sono tre: l'aceto acetato, il beta idrossibutirrato e l'acetone. Quindi questi corpi chetonici, queste sostanze, derivano dal metabolismo degli acidi grassi, in particolare dalla beta ossidazione, che ne determina la loro formazione e vengono prodotti in condizioni di relativa carenza di carboidrati. Quindi è una dieta, è un paradigma assolutamente diverso rispetto a quello che veniva proposto come l'assolutamente più salutare, che è quello della dieta mediterranea, il famoso patrimonio dell'umanità, in cui venivano proposti elevate quantità di carboidrati, intorno a 50-60%, proteine e una bassa quota di grassi, a cui veniva attribuito fondamentalmente tutte le malattie, il ruolo più negativo per quanto riguarda lo sviluppo di tutte le malattie cronico-degenerative. Il concetto di flessibilità metabolica, sviluppato da Keyes nel 1999, che ci ha fatto capire come l'organismo è in grado di utilizzare come carburante sia proteine che grassi, ci fa ben comprendere come in realtà l'organismo possa essere in grado anche di utilizzare i grassi come fonti di energia, e gli acidi grassi sono la fonte principale proprio in questo tipo di diete. Gli studi hanno evidenziato che ciò è in grado di determinare numerosi effetti favorevoli sulla salute e talvolta anche di favorire la longevità. Quindi il fatto di utilizzare i grassi come fonti di energia rispetto ai carboidrati è stato un passaggio in qualche modo epocale. In realtà da molto tempo si conosce questo concetto e devo dire che anche nella mia pratica clinica da oltre 15 anni applico la dieta mediterranea. Infatti devo dire che quando nel 1914 fu pubblicata proprio sulla copertina di Time un titolo provocatorio, come spesso loro sono in grado di fare, dal titolo "Mangia il burro", gli scienziati hanno etichettato il grasso come nemico e in questo si sono sbagliati. Quindi lì si è iniziato a capire che qualcosa stava cambiando, ma in realtà basta conoscere fondamentalmente la fisiologia, non bisogna essere dei grandissimi scienziati. È molto importante in realtà la qualità nutrizionale dell'alimento. L'acido butirrico che è contenuto nel burro ha sicuramente numerosi effetti positivi sulla salute, sull'intestino, sull'infiammazione. Certo, bisogna scegliere il tipo di grassi, che devono essere fra virgolette grassi buoni. Sul burro deve essere chiarificato se si cucina meglio il burro ghee, più ricco di nutrienti, però di per sé non va criminalizzato. Non basta mangiare con pochi grassi per avere una nutrizione sana e anche per essere magri. Per saperne di più visionate il mio sito www.tomella.it. Al prossimo video.